Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla bellissima Via Crucis del Messina, per raccontarvi quello che accadde il 7 di dicembre del 1955. Padre Pio aveva 58 anni. Il padre generale dell'ordine dei frati minori cappuccini, Fra Benigno da Sant'Ilario Milanese, giunge qui a San Giovanni Rotondo per la costituzione del terzo ordine francescano, sotto l'invocazione e il patrocinio di Santa Maria delle Grazie. Il direttore e Padre Pio da Pietrelcina. Nel primo pomeriggio il padre generale si reca nella vicina casa Sollievo della Sofferenza, dove ha luogo la prima riunione. Padre Pio, come direttore spirituale del terzo ordine, è con lui, e nel salone delle adunanze vi sono circa 50 aderenti. Il padre generale nomina le prime cariche. Poi, al termine di questo momento, ecco, come si fa spesso, è il direttore del terzo ordine che deve dare un pensiero, deve affidare a questa nuova fraternità dell'ordine francescano secolare, chiameremo oggi, ma all'epoca era definito TOF, il terzo ordine francescano, un piccolo messaggio. Non so cosa dirvi, cari fratelli, soltanto che non dobbiamo arrestare il passo, non dobbiamo fermarci, non dobbiamo soffermarci, disse Padre Pio, in questo lungo viaggio, perché abbiamo tanto da percorrere e da camminare insieme. E in questa giornata, in questo momento, Padre Pio volle ricordare la figura di un suo grande collaboratore che era venuto a mancare un anno prima, il 6 settembre del 1954, il dottor Sanguinetti. Lui disse proprio questo: ricordiamo la figura del dottor Sanguinetti, il quale ha dedicato a quest'opera tutto il suo cuore, con fede, con grande sacrificio. È qui dove siamo, ha sofferto anche la fame, perché non ha voluto accettare neppure un pezzo di pane dalla carità. Egli dal cielo, termina questo breve discorso Padre Pio, pregherà il Signore per tutti noi e ci seguirà, specialmente nel migliorarci nella carità e nell'amore fraterno. Questo è il mio augurio che faccio a tutti voi.